Buonasera e benvenuti in questo nuovo video sul videogioco dei Guardiani della Galassia. Siamo qui su Marvel's Guardians of the Galaxy per questa nuova parte. Siamo alla ricerca di Nikki. La stiamo cercando da una vita in questa Rapporto dannata per il base del cane. Nova Ci Corps. siamo persi. Non ci siamo E dobbiamo persi. trovarla. Speriamo che sia qui dietro a questo punto. Nemmeno. C'è Forza, un altro all'ufficio di ascensore. Corello. Dobbiamo attivare qualcosa noi? Sì, ecco qua. Avanti, ammettilo, Quill. Al momento stai sclerando. Questa storia del padre sfigato ti sta logorando. C'è chi ha bisogno di anni per comprendere certe responsabilità. Sempre che ci riesca. La possibilità di poter essere padre. Mi spaventa un po'. Solo un po'? Abbandonati al panico, Peter Quill, è l'essenza della paternità. Va bene, Drax. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate di questo videogioco e della serie che sto portando, e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Beh, non è un buon Oltre a segno. condividere questo C'è video a stata una chiunque potrebbe colluttazione. piacere il Già, mi videogioco dei riferivo Guardiani della proprio a Galassia. questo? Reagisco a modo mio. Ho un brutto presentimento. Sappiamo che c'è stata una lotta, ma non sappiamo chi ha vinto. Io un'idea ce l'ho. Dov'è questo Qui ufficio, potrebbero Quill? esserci È dei... qui da qualche parte. Esatto, L'altra delle cose volta non c'era questo segrete. casino. Nel dubbio, seguiamo il tampo di morte. Corriere automatico. Corriere automatico. Ah, guarda qui. Fuori i muscoli, Drax! Una sfida di poco conto. Bravo, Draxino. E guarda un po' cosa troviamo qui sotto. Componenti. Forse è il caso di chiedere 120 indicazioni a tra l'altro, qualcuno? mica male. Ehi, sono in grado di chiedere aiuto per chiudere questa missione assurda. Ecco, vedi? Vai, andiamo verso l'obiettivo principale ora. Rapporto per il cane, il frastuono non si arresta. Povero Contraxia. Ehi là! Oh, finalmente, forse qui la Non troveremo. Forse. è? Nicky! È Sempre se non sono deserto? state anche loro Abbandonato. Forse si ipnotizzate. nascondono. Prima c'erano quelle strane scritte sul muro. Provo ad accedere al suo computer, magari mi ripulisco la fedina penale. Sto Rocket! scherzando. Ora accedo al registro. Vuoi sapere cos'è successo qui o no? Ok, noi diamo un'occhiata in giro. Potremmo trovare qualche indizio Le utile. iscrizioni sono qui. Qui c'è scritto: Fidati della mamma. Ritorno. Speranza. Promessa. Ce l'hai fatta? Le difese non sono male, mi serve tempo. Ok, fammi sapere. Ora dobbiamo un po' investigare, per trovare delle tracce. Questo non si apre. Bello il ray tracing. Allora. Vediamo Erano chiari segni di lotta, Peter Quill. Sì, non Ah, dici promette nulla di Drax? buono. Ah, appetitoso. Qui dietro? Nulla? Nulla nemmeno qui dietro. Qui volendo si può entrare e c'è Gamora. Ah, la stanza da letto questa. Entriamo, abbiamo anche un collezionabile. Questo cos'è? Una specie di minaccia. Comitato Il per la Consiglio purezza Kree chiede Cree. prova del retaggio di Nikki per le leggi sulla purezza Kree. Leggi sulla purezza Cree. Corella non te ne ha mai parlato? I Kree sono molto rigidi a proposito del loro lignaggio. Ah sì? Ah, non va affatto bene. Per te? No, per Nikki. Che probabilità ci sono che sia tutta opera dei Kree? Il Consiglio della Purezza non è criptico. Se punisce qualcuno, si assicura che tutti lo sappiano. Corel e Nikki sarebbero appese in bella vista. Beh, grazie Drax per la rassicurazione. Qui abbiamo un Una specie oggettino. di tingitrice. È normale che i Kree si tingano i capelli. Solo se nascondono qualcosa. Poi altri indizi. Wow! I Kree leggono fumetti! Sono sorpreso, il Concilio Easter Cree è egg. molto rigido sulle forme di intrattenimento approvate. Quindi questo posto potrebbe valere una fortuna. I Di che cifre parliamo? documenti di Nikki.
Però qualcosa non torna. In che senso non torna? Non lo so, come se fosse segnalato, non saprei dirti. Sui documenti c'è la data di nascita della bambina, è in linea con i tempi di gestazione dei Kree? Non ne ho la minima idea. Beh, infatti giustamente se appunto fosse nostra figlia, il problema sarebbe che per l'appunto chissà se è opera di Nicky, non sarebbe una Kree pura. Non c'è nient'altro qui? Posso ancora interagire con questo, ma... Allora, abbiamo nuove idee sull'aspirapolvere gigante puntato su Contraxia? Qualcuna, tutte pessime. Di qua non posso passare, giusto? Nope. Torniamo indietro allora. Drax? Stai davvero cercando qualcosa da mangiare? Va bene, il mistero mi rende affamato. Ehi, lasciamene un po'. Rocket deve aver finito con il computer, giusto? È finito, Rocchettino? Nemmeno. Ah, qui però c'è un indizio che non avevo trovato. Tranquilla, Corella. Mi assicurerò di fartelo riavere. Trova tutti gli oggetti di uno dei guardiani. Ah, ok. Penso che di Corel ce ne fosse solamente uno, quindi ha sbloccato questo obiettivo un po' a casaccio, ma va bene. Ma si può aprire in qualche modo questa porta? Mannaggia. Qui non sembra esserci nient'altro. Forse devo analizzare le scritte? Ma non credo. Bring them back. Portateli indietro, portateli indietro. O riportateli indietro, magari parla di alcuni oggetti. Strano però, eh? Sembriamo aver investigato più o meno tutto e invece qualcuno no, sa a cosa qui serve questo? No, ma puzza di violenza. Che ne è stato del tuo essere squisitamente letterale? Sono in grado di evolvermi. Dovresti provare anche tu. Va bene, Drax. Qui si può analizzare qualcosa? Nope. Ritorniamo nella camera da letto con Gamora. Guarda caso Gamora è nella camera da letto. Ah, vedi, qui ci sono altri indizi. Beh, niente male. Per l'audace eroismo contro una tirannia implacabile. È l'encomio più importante concesso dai Kree. Perché io non li ricevo mai? Ho fatto cose eroiche. Perché tu non sei un Kree. Giustamente. La somiglianza è sconcertante. Non mi somiglia per niente, è blu. E poi, perché Corel non me l'avrebbe detto? Per proteggere la figlia, Peter Quill. Procreare con te è stato un reato capitale per le leggi sulla purezza Kree. Oh, giusto. Quindi, quando Corel diceva che non avremmo dovuto... Lo diceva per questo. Ok. Va bene. Oh, finalmente. Ruba fuori. Che hai trovato? Aspetta, qui però c'è qualcos'altro. Deve essere il figlio maggiore di Corel. Ricordo che ne parlava spesso. Era sua, ah, giusto? Quando mi chitavo. Sì. Un figlio maggiore, eh? Il figlio e il marito. Ah, morti, ok, probabilmente. Non aveva nulla da perdere. E Corel aveva anche un forte lato artistico. Era l'unica Kree che conoscevo a dipingere e suonare. Pensavo che fosse un segno di debolezza. Invece... No, è un punto di forza. Lo è senza dubbio. Ok. Vai, Rocket, hai trovato qualcosa? Cosa sto guardando? Niente. È il capitano. Avrà un diario di bordo. Perché? Tu lo tieni? Voglio dire che sono scomparsi, tutti. Sembra quasi che l'Unimente abbia voluto eliminare ogni prova. Hai già provato a spegnerlo e riaccenderlo? Non esistono, Co. Bravo, Drax. Le navi Nova non hanno un server centrale o qualcosa di simile? Un elaboratore Nexus, sì. Se ci sono fantasmi nel sistema, è lì che... Mi rifiuto categoricamente! Sta parlando di dati, Drax, non di fantasmi veri. Giusto? Sì.
Ma dovremo accedere direttamente al Nexus. E quello è sul ponte. Resteremo qui finché non sapremo che cosa è successo. Al centro operativo, allora. Stando alla piantina della nave, da qui si dovrebbe arrivare al ponte. Raggiungi il ponte, vai. È aperta finalmente questa porta e andiamo. Bella questa parte, a soprattutto porto per il ray tracing. Laggiù c'è uno di quei preti, non con è l'effetto vero? Trasparenza più che altro. Ok, quindi dietro a questa sto... Oh, merda. Basta così, mi tiro fuori. Sta... Fermo. No. Oddio, cos'è una boss fight? Oh oh. Rapporto per il cane, siamo sotto attacco! Scassiniamolo. Inquisitore, brutale entità artificiale, stordire ed eliminare senza pietà, evitare la sua stretta letale, aiutare immediatamente i compagni se necessario. Esoscheletro in lega vulnerabile al plasma, si consiglia di approfittare dei rischi ambientali quanto possibile. Ok, vai, stordire con i Drax. Root. Sì, bisogna segnalarlo decisamente. Ghiaccio. Gamora. Rocket. Te la sei presa col catatialo. E poi sbagliato. Tocca a me. Vai. Mi sento come se avessi sparato un robottone per ore. Quel coso è tosto. Dobbiamo darci dentro. Aia. Elettricità. Colpire la carne è assai più soddisfacente. Idem. Ma preferisco il pensare. Vai. Che l'abbiamo disintegrato sto coso. Aia, chissà che male. Io sono Groot. Fino alle ossa. È stato questo coso a far impazzire quei Nova Corps. Ragazzi, vai. Non volevo farlo, ma l'ho fatto per errore. Dannazione. Vabbè, fa niente, tanto è una cosa che questo si può fare quando si vuole. Mai fine. Rispondono a ogni mio attacco, ogni pugnalata viene deviata. Addirittura. Temo che non vinceremo. Vinceremo. La fine è vicina, okay, va, okay, vai. Ascoltate, la fine è vicina, non dobbiamo avere paura. Vedrete che mangeranno la polvere. Torniamo sul campo di battaglia e mostriamo a quelle merdine chi siamo. Chi è con me? Facciamoli a... Prendiamo la puni sto coso. Non sono mai stato così interessato a una testa. Via, no. Ok. Forse ho esagerato un po' troppo. E usiamo, vai. Questo. Dite che lo usano per fare il lavaggio del cervello. Sono ancora un sacco di cose che non sappiamo. Dobbiamo arrivare al Nexus. Qualcuno pensa che questa sia la parte più preziosa della nave. Non lo so! C'è modo di usare qualche... qualcosa? Aia, che botta! Chissà quanti altri mondi sono alle prese con uno di questi strani affari. Un pensiero davvero tetro. Come mi divertirò! Vai! Ora sì che ragioniamo! Boom! Crepa! Dobbiamo raccontare del prete al cane. Dai, non mi ha nemmeno fatto salire di... Ah, ok, mi ha fatto salire di livello. Dice che il cagnaccio non risponde. Prova ancora. Noi cerchiamo di trovare una via d'uscita. Davvero? È la stanza dei server, vero? E nei server ci sono i dati. Non posso ficcarmi i server in testa. Serve un terminale centrale. Hai detto che il ponte era oltre quel corridoio. Dobbiamo farci strada da quella parte per poi salire in qualche modo. Quindi? Come andiamo... ci facciamo strada? Infatti. Peter è l'unico col visore. Se non l'ha rotto. Ah, eccolo io qua. Non l'ho rotto. Corrente. E si va di corrente. Funzionerà. Bella mossa, Peter. Io sono Groot. Come faccio bravo, a sapere Groot. Perché Peter. Fufi non risponde? Prova ancora. Saliamo qui. E... ci siete tutti? Vai. Ah, ok, non devo più sparare. Fare così. Rapporto per il cane. Ci siamo imbattuti in un nuovo formidabile nemico, ma non c'è traccia dei fantasmi. Non in senso letterale. Ok, dunque, stando alla mappa, il Nexus dovrebbe essere sopra di noi.
Abbiamo dei materiali qui. Dai! 120. Okay, guardiamo in giro. E magari troviamo qualcosa. Questi cosa fanno? Mi danneggiano? No, non sono niente, insomma. Forse avremmo dovuto interrogare il prete robot. Guarda là. Trovato immediatamente. Un prete robot assassino. Lo leghiamo e lo interroghiamo. Allora, come si raggiunge quello? Devo andare da questa parte. Olè. Oh, attenti. Devo essere veloce? Devo farlo entro un determinato periodo di tempo? Vai. Sì, probabilmente sì. Ok. Vai. Altre componenti. Noi ora abbiamo attivato, penso, la cosa giusta. Credo. Possiamo uscire. Aspettiamo che passi l'elettricità. Dato che è ancora una cosa tempo, visto che non è stata disattivata. Rapporto per il cane. Dispositivo. Ah, è stata disattivata? Ok. Quello che sta facendo. Yeah. Easy. Allora. Grazie per l'aggiornamento, Drax. Cacchio, quanto mi piacerebbe accedere a uno di questi server. Pensavo che fosse il nostro piano. Il piano è raggiungere il ponte e sperare che qualcuno abbia lasciato il Nexus sbloccato. Okay. Non mi farei illusioni. A quanto pare non era quello che dovevo fare. Quello serviva solo per... Serve solo per prendere appunto quei componenti extra. Ma cosa bisogna fare qui esattamente, quindi? Accedi al terminale Nexus. È strano, vero? Com'è possibile che l'unimente si sia spenta parte. Del tutto? Molto strano. Devo fare un po' di parkour, eh? Sì, devo fare un po' di parkour, semplicemente. Tutte le parole che potevi scegliere, Drax? Ole. E pensare che ci saremmo risparmiati tutto se il roditore non avesse rotto il vento. Non posso anche magari andare da qualche altra parte, tipo di là? No, non credo. E il tuo corpo è enorme. Sto cercando magari per eventuali collezionabili. Ragazzi, credo che fosse già incrinato. Okay. Probabilmente per la storia del bizzarro prete robot gigante. Comunque, possiamo essere felici di aver ritrovato la stra... Di aver ritrovato la stra... Felici di aver ritrovato la stra... Ancora niente. Forse una volta sul ponte avremo un segnale migliore. Ehi, dietro c'è qualcosa? Nope. Quindi andiamo da questa parte. Eccoci. Okay, ci siamo, il centro di comando. E quello sarà il terminale di controllo del Nexus. Speriamo di trovare qualcosa di utile. Ok, non sembrano esserci collezionabili qui dentro. Aspetti a te, quindi. Vai. Molto insolito da parte tua. Teme che il Nexus nasconda delle trappole. Codici trovati. Inserisci il tuo codice d'accesso. Nicky non voleva assolutamente che la madre sapesse della chiave che mi ha dato. Se la scheda di una ragazzina aggira il Nexus... Siamo dentro! Ma che dici? Sì! Ragazzi, ci siamo! Ottimo. Registri audio. Voglio vedere i miei. Andiamo su registri audio. Incanalare la nuova forza. Incanalare la tua nuova forza. Guida completa alla meditazione e alla cura della salute mentale. Ti dirò, una coppia non mi dispiacerebbe. Passo. Oh, infatti, questa è una merda. Rapporto sull'incidente di Contrazia. È diventata una teiera. Lo ha detto la fonte. Fantastico. Oh, vi detesto. Ma che senso? Va bene. Trattazione prigioniero. Ma va, Drax, davvero? Ciò che c'è nella galassia. Emissione ZQ. Attenzione, ricognitori. Assicuratevi che le telecamere dei caschi siano operative prima della missione odierna nella zona di quarantena. Grazie. Seguire i protocolli è tipico di Corel. Sì. Ok. Vai il personale. Ecco di testa di là. Corel. Ah, sappiamo già dove lavora la tua okay. ragazza. Ok. Appendice, cos'è che c'è scritto? Il centurione che ha trasinazione permanente alla zona di quarantena nella galassia di Andromeda. E dove ci ha presi, tra l'altro? È passato un ciclo dell'ultimo contatto del centurione Corel. Dall'ultimo contatto del centurione Corel e dell'equipaggio della Hala Soap con l'unimente. Si richiedono ulteriori indagini. Ok. Croce dell'esercito imperiale Kree. Encomio della guerra galattica. Va bene. Darsel Malik. Chi è questo?
Non saprei, a parte che... Ambasciatore. Ok. Atarsen non è sopravvissuto, quindi questo è morto. Sì, guardate, Nicky ha un suo file. Noia. Nicolette Gold, caretto. Origine secretato. Gli altri ce l'hanno l'origine, lei no. Ho sentito parlare di lui. Era un bravo uomo. Questo chi è? Se sei morto, allora si dei Roman? Deceduto, niente, morto pure lui, comandante Prime. Sartore, allora chi guida i Nova Corps? È una bella domanda. Rider Richard morto, anche lui ovviamente. Ah no, disertore, non è morto lui. Nova Xander, quartiere generale. L'unimente ha perso ogni contatto con lui. E lei è Samaya. Deceduta, e niente, oh, morta pure lei. Va bene. Archivio reati. Garek e Rossan Blood, ok, li abbiamo sconfitti. Glary fa parte di un esercito privato chiamato Legione Mortale. Direi più Legione Scrotale. Va bene, Grokket. Ovviamente avete un debole per i nomi stupidi. Powell Christopher. Star-Lord non è lontanamente paragonabile a Dark Oak, ok? Oh, origine della Terra. Uno è il nome più incredibile di tutti i tempi e l'altro è un uccello. È un umano potenziato e un membro della confraternita dei Raptor bandito dall'impero Shi'ar. Ok. Certo che Drax, l'elenco dei precedenti di Drax è bello lungo. L'ha detto anche tua madre. Il bello è che sua madre è morta. Multa non pagata, va bene. Esercito Catatiano, la resistenza al giardiniere della galassia. Giardiniere della galassia, davvero. Ok, Gamora. Favoreggiamento, associazione a delinquere, resistenza all'arresto, volo senza licenza, furto, aggressione, rapina a mano armata, contrabbando, accattonaggio, omicidio e crimini di guerra. Ok. Io sono Groot. Tu? Una zucca d'oro sul mio cadavere. E se tipo arriviamo a Rocket non c'è niente. Per essere una specie non spaziale, i terrestri si danno da fare. Sì, anche questa, Douglas Aether. Un altro terrestre. Ehi, non è il tipo di quando volevamo pagare la multa? Sì, è proprio lui. Harrison Jack. Formula di Hyde. La donna di Drax. Ah, ok. Non è la mia donna. Chissà. Livello minaccia galattica. Infatti questo livello di minaccia locale, giustamente. La incontreremo ancora la regina del Bender, ha un'aria familiare. Senza labbra. L'abbiamo incontrato questo? Il grande unificatore Wrecker. Chissà che cercava nella zona di quarantena. Eccolo, questo mi interessa. Questo lo leggiamo, perché probabilmente è il villain di questa storia. Disturbo della quiete pubblica, violazione di domicilio, accattonaggio, condotta pericolosa. Wrecker, noto come grande unificatore, è il leader dell'ormai defunta Chiesa Universale della Verità, un culto poco conosciuto che ha acquisito importanza durante la Guerra Galattica. La loro figura di spicco, un presunto dio dorato, con capacità curative miracolose, è morta durante l'ultimo anno della guerra. In seguito, il culto è caduto nell'oblio. Per via della scarsa influenza e della carenza di adepti, l'Unimente non considera Wrecker o la Chiesa Universale della Verità delle minacce. La presenza di Wrecker nell'area ad accesso limitato dello spazio, nota come zona di quarantena, ha causato l'apertura di questo fascicolo. Affiliazione Chiesa Universale della Verità. Quindi non lo considerano nemmeno, eppure quello che sta distruggendo tutto, va bene. Eccolo Rocket. Soggetto 89 più 13, va bene. I condannati ti hanno catturato. Te ne rendi conto, vero? E dunque? Wow. Ehi, Ronan. Sbirri Cria e Osbando fanno faville. In realtà accusatore equivale a giudice. Livello minaccia però planetaria, non galattica, Ronan, eh. Ronan l'accusatore, un membro dell'aristocrazia Kree ed è l'ex accusatore supremo dell'impero Kree. Dopo la guerra galattica ha cercato di scatenare una guerra civile su Kree-Lar contro l'intelligenza suprema. I suoi tentativi sono stati vanificati ed è stato privato del titolo. Ronan mantiene una posizione amministrativa nel corpo degli accusatori Kree. Ok, come politici praticamente, no? Fanno delle cazzate e poi comunque rimangono al potere. Dettagli. Quanto lo prevedevi lungo? Millimetrico. Eccolo qui il nostro Peter Quill. C'è un altro terrestre.
Bogvendel. E questi sono tutti easter egg che io non posso conoscere perché non ho letto i libri. E se non sono cose che sono nei film. Non ho letto, scusate, i fumetti. E se non sono cose che sono nei film, non le posso sapere. Questo tipo non so chi sia. Noto come Quasar, è un umano potenziato con le fasce quantistiche, un potente dispositivo creato dall'entità astratta nota solo come Eon. Ok, che poteri ha? L'uso delle fasce da parte di Vogn nei pressi di centri abitati ha causato l'apertura di questo fascicolo. Durante la guerra galattica, Vogn è stato un elemento importante per la resistenza, pertanto l'unimento lo ha identificato come candidato ideale per il nuovo corps. Un pacchetto di reclutamento è stato inviato presso la sua ultima posizione nota. Ah, fa parte dello Shield! Poi di Pegasus. Curiosità, e poi della Resistenza. Yondu, ma è morto lui? È deceduto, sì. Di averti, no, è stato detenuto, scusate, ho letto deceduto. Mi avresti convinto? Che bella la scena in Guardiani della Galassia 2 con lui. Non bellissimo. Zack Dell? Non lo conosco. Paura. Minello di minaccia galattica, attenzione, Noto come Wright, è un membro dei Senza Nome, una sottospecie Kree che ha stretto un legame con Exolon. Chi è? Tale legame ha garantito a Zack Dell alcune abilità potenziate. Considerando il rapporto con il simbionte... Ah, un simbionte Exolon, ok. L'unimento ha individuato in Zack Dell una potenziale minaccia. Un simbionte alla Venom, quindi immagino, no? Ok, abbiamo finito anche l'archivio dei reati. Andiamo, okay, sulle immagini. Diamo un'occhiata. Bella questa, mi è piaciuta. Affascinante, Will. Pensare che potevamo leggere ancora i miei precedenti. Ok. Questi siamo noi? In effetti mi chiedevo come sapessero di noi. Infatti. Avrei attivato i sensori mentre uscivamo. Non è la nave mineraria della zona di quarantena? Oh, fantastico. La tua ragazza raccoglieva ancora prove contro di noi, nonostante l'accordo. Continuo a non capire come sia esplosa la nave del Predicatore. I Nova Corps sono noti per i protocolli di sicurezza. Stupidità, Drax. Una cosa che le teste di latta hanno in grande quantità. Ok. E infine il registro video. Qualcosa. Missione ZQ. Eccoli, vai. Che feels, ecco, che feels questa cosa da Halo Combat Evolved. Se non avete visto Halo Combat Evolved, sì, non avete giocato Halo Combat Evolved, recuperatelo sul mio canale. Gameplay completo in 4K a 60 fps. Siamo su PC. Quanto vicini? Che vuol dirlo? Troppa interferenza. Centurione Corel, c'è qualcosa? Ehi, tu cosa? Attenzione! Razzo! Via! È entrata dopo che noi... Oh, razzo. Quella cosa non sarà... È la creatura che ha divorato il nostro mostro. Uff. Può essere un sacco di cose. Ci sarà un motivo se è una zona vietata. Io sono Groot. No, tu sei un mucchio di balle. Quell'affare non ci riguarda per niente. Confessa, è la gemma a cui abbiamo sparato dentro la zona oppure minimizza? Non la confessa. Gemma che ha preso Corella. Quella a cui abbiamo sparato dentro la zona di quarantena. Abbiamo? Sei tu che hai sparato. Ok, le ho sparato io. Il punto è che quell'essere d'ombra è uscito da lì. È colpa nostra. La zona di quarantena è una vera trappola. Ok, abbiamo liberato un essere d'ombra. Ne siamo usciti vivi. Ce l'avrà fatta anche la tua ragazza. Ma se non hai fatto altro che dire che è morta. Magari è viva, magari è morta, chi lo sa. La cosa importante è che noi stiamo bene. Corel è tosta. Se qualcuno ce l'ha fatta è lei. Lo so. Ok, visto, ed ora guardiamo questo. Beh, interessante. Si vede molto. Ah, devo farlo continuare? Non era finito? Forza. Ce la fai? Spengo e riaccendo? Forza. Niente da fare. Ok. Dovremmo aver finito. Non posso uscire però. Come faccio uscire? Ah, che è con Y. Non so per quale motivo non con B. Ehi,
Oh, eccolo finalmente. Della galassia. Purtroppo c'è stato un malinteso. A me sembra tutto abbastanza chiaro. A volte certi sacrifici sono necessari. Ho fatto un controllo. Groot, vola tra le stelle. Grande unificatore Raker, giusto? Innanzitutto che bello trovare qualcuno che ci conosce, vero ragazzi? E che bello che non avete provato subito a ucciderci, soprattutto i tuoi due amichetti. Potevano farci a pezzi in due secondi appena siete entrati. E di questo noi vi siamo molto grati. Detto questo, avremo giusto un paio di domande, tipo... Dove sono il centurione Corel e sua figlia? Siete venuti a cercare la verità. Gioite. La matriarca desidera condividerla. Questa è una pessima notizia. In che senso non risponde? Venite. Matriarca. Capitolo 8, la matriarca. Ok, finalmente abbiamo finito questo lunghissimo capitolo 7. Niente, Fofi non risponde. Siamo bloccati qui. La palla di pulce ci ha lasciato tenere le armi. Dimostra un'assenza di paura. È una tattica consolidata. I guerrieri catatiani combattono spesso completamente nudi. Non provare a spogliarti. Anche se questo potrebbe essere un ottimo diversivo. Ma anche no. C'è qualche altra idea? Sai sbavare? Sì, so sbavare. Sai dimenarti? Sì, me la cavo bene. Ok, al mio segnale, cadi, sbava e dimenati. Mentre sono distratti, scappiamo per uno dei corridoi laterali. E io invece? Beh, tu, ecco, ti sacrifichi per noi. Non se ne parla. Oh, seguitemi. Forza, Quill, ora afferrati il petto e cadi. Trova un altro piano. Allora, la matriarca ha chiesto proprio di noi. Di te in particolare, ma non ne comprendo il motivo. Peter sorprende sempre anche noi. Ma sei in prima fila per l'indottrinamento, allora... È questo che pensi? Che indottriniamo le persone? Abbiamo incontrato i vostri ultimi convertiti. Dire che sono zelanti non rende l'idea. Hanno accolto la promessa della matriarca. Un'esperienza sconvolgente, ma da accettare spontaneamente. Quill, il drone è la nostra via d'uscita. Cosa? Come? Cosa bisbigliate voi due? Ebbene? Io sono Groot. Vuole sapere se sai di essere tu il cattivo. Concetti riduttivi come bene e male hanno portato alla guerra galattica. In realtà sapere se... stavamo ammirando la vastità di questo luogo. Grandioso, vero? La fede nella matriarca l'ha riportato a com'era prima della guerra. E ci restituirà tutti coloro che abbiamo perduto. Madri. Amanti. Dei? Figli. Dato che il suo dio era morto nella guerra, la come... La promessa farà tornare i morti. Certo che file. No. I morti non possono tornare. Da soli no. Ma con la matriarca. Il tramite divino. Ho un'idea, ma ci vorrà un po'. Sì. Distrailo. Venite con me. Se avessi voluto ucciderlo.
Wow, ok, che bel trucchetto. Come diavolo hai fatto? Sortilegio. Sì, posso capire che alcuni la vedano in quel modo. Ma io ho usato la scienza. La scienza della fede. La fede non è una scienza. Tuttavia la sua energia lo è. Questa nave, i miei inquisitori, persino la stessa Sacrosanta, è tutto alimentato dalla stessa energia miracolosa. Energia che io ho scoperto. Continua a farlo parlare. Io prendo il drone. Adesso. Cosa? Cosa c'è? Ecco, dunque... tu hai... hai scoperto delle cose e dici di... controllare l'energia. Forza del credo. Giusto. Bene, sembra che questa forza del... credo, in qualche modo, sia davvero, davvero potente e... deve essere di... È tutto... tutto troppo. Ci sono troppe cose da capire, abbiamo tutti così tante domande. Tipo, non lo so, come l'hai scoperta e dove? Forza, raccontaci tutto. Giusto. Dall'inizio. Sì, insomma, per favore, scendi nei dettagli. È stato durante la guerra. A quei tempi la mia gente non era religiosa, eravamo scienziati e minatori. Setacciavamo i confini del cosmo a caccia di risorse. Tuttavia, trovammo la morte. Un male indicibile ci toccò. Mio figlio, il mio unico figlio, morto in un istante. E poi... qualcosa mi ha chiamato. Una luce. Andando contro le mie più certe e ostinate convinzioni, ho ordinato alla mia gente di seguirla. E allora ho trovato... lui. Beh, stavi dicendo? Ma... non eravate più numerosi. Che? No, negativo. Mi sembra il genere di cosa di cui saremmo al corrente. Infatti. Ti prego, continua con quel racconto affascinante. Sai, sulla fede in qualcosa. Dicevi qualcosa su questo lui. Sembrava molto importante. Giusto, era tuo padre. Zio? Figlio? Mio figlio era già morto. E lui a cui mi riferivo era tutt'altro. Il primo tramite divino di questa chiesa, ancor prima che diventasse tale. Un guaritore meraviglioso, ammantato di luce dorata e detentore di poteri insondabili. Ha assistito alla nostra perdita e, pur conoscendone la causa, ha rifiutato di annullarla. Perché lui, personalmente, non ha provato questo dolore. Ecco perché ho fondato la Chiesa, per guarire, per dare speranza a tutti coloro che hanno perso ogni cosa. Fermi, prima eravate più numerosi. Dov'è il piccoletto? Magari è morto come tuo figlio. Va bene, dai. Cosa? Cosa ha detto? C'è qualche problema? Credo che... sì, forse sto avendo un infarto. Perché non facciamo qualcosa? Smettile immediatamente. Ok. Mi credete così intelligente? Non so di che stai parlando. Sperate di rallentarmi? Perché avete paura. Ma non c'è niente da temere. Che stai? Torna qui dove posso vederti. Sì, certo. È ora di incontrare la matriarca. Ok, siamo riusciti a hackerare il drone. Rocket, dimmi che hai un piano.
piano di fuga. Torneremo qui la Milano. Il mio nuovo amico ci indicherà la strada. Sei fin troppo critico, roditore. Sì, beh, mi nervosisce. Hai guadagnato abbastanza tempo da permettere a Rocket di afferrare il drone e localizzare il centro di comando. Chi buono. Pensa che l'ex di qui l'abbia tolto il distintivo per le vesti da fanatica? Dai! Cosa? Sto solo dando voce ai nostri pensieri. Ma è Nikki la matriarca, scusami, infatti. Mia signora, come ha richiesto i guardiani della galassia. Grazie, grande unificatore. Guardiani, potete avvicinarvi. Peter Quill, ordina al tuo cucciolo di scendere da lì immediatamente. Forse non sono affari miei, ma... non sei un po' troppo giovane per vestirti in quel modo. Non sei troppo vecchio per scriverti il nome sui vestiti. Te la sei presa comoda. Sì, ma sai bene che il nonno è logorroico. Siamo nel luogo dove dovremmo essere. Salveremo tutti quanti. Io li salverò, come ho promesso. Andiamo, torna in te, ragazzina. Stai dicendo quello che vuole lui. Ehi, fermi, non perdiamo la ragazza è chiaramente confusa. Mi dispiace, ma ti sbagli. Ho le idee fin troppo chiare. Che cosa intendi? E dov'è tua madre? La mamma è qui. È proprio qui. È dentro di me. Ah, adesso è tutto più chiaro. La luce ci ha unite. Credevo fosse morta, ma posso farla tornare. Aspettano tutti che noi li facciamo tornare. Dobbiamo... avere fede. Il grande unificatore mi ha aiutato a comprendere. Ti sta soltanto ingannando. Credimi, una certa esperienza. Ma perché hai così poca fiducia in me? Perché non vuoi ascoltarmi? Nessuno vuole mai ascoltarmi. Fino a che non vedono. Resuscitare sua madre. E quella cos'è, una gemma dall'infinito? Infatti va subito sulla madre. Classico. Non deve morire per forza, Peter. La puoi salvare. Te lo prometto. Indietro! Le vostre stampe squamose non gli torceranno un capello! Quindi rifacciamo questa parte ma giocando come Peter adulto. Sì. Non si esce da qua. Ah, si esce dalla finestra. Ok. Questi lucertoloni devono sparire! Adesso non fai più il duro! Siamo praticamente immortali, sono invincibili. Peter, puoi farcela! Finalmente riuscirai a salvarti! Grazie, mancata tanto, mamma! Non ti permetteremo di separarci mai più! Fuori, mostro schifoso! Peter! Ho sognato tanto questo momento! Anch'io, mamma! Ok, finiti? Anch'io!
Mamma! Che succede? Com'è possibile? Mi hai salvata! Mi hai salvata! Sapevo che ci saresti riuscito! No, io non... Ma guardati! Guarda quanto sei cresciuto! E sei diventato il grande leader che immaginavo! Peter, sono così fiera di te! Lo sarebbe anche tuo padre! Io non capisco, io ti ho visto morire! Sono... tornato indietro! Ora sei qui, è l'unica cosa che conta! Abbiamo tutto il tempo! Tu, io... e i tuoi amici, certo! I miei amici? Certo! La casa è grande! Voglio incontrare la tua squadra e ascoltare tutte le vostre grandiose avventure! Questo è... non sai quanto l'ho desiderato. Non ci separeremo mai più! È una promessa, Peter! Lo prometto! Non ci credo che sei tornato! Mamma, stai stringendo troppo! Abbiamo tanto tempo da recuperare. Magari finiremo quella partita. La senti? La promessa è tutta intorno a noi. La matriarca ci riunirà ora e per sempre. Un po' allentato, ma non dovrebbe essere quello il problema. Beh, questo è un flashback che... forse devo riempire l'olio. Sarà destinato a finire, quindi mi sembra un po'... candele come nuove, il problema non è qui. Una parte un po' inutile da giocare. Forse devo però sostituire quello. Però vediamo come va. Vediamo come va. Mi sembra appunto un classico flashback in cui lui è qui a fare robe inutili e poi si sveglierà e dirà subito, no, mamma, non voglio questa cosa. Abbastanza classico. Se andrà così... mi è sembrato abbastanza inutile farci giocare questa parte, potevano riassumerla in una cutscene. Ce n'è uno nel cassetto, accanto al forno. Qui c'è solo uno strumento senza filo. È proprio quello. La prossima volta che veniamo ti porto un coltello Eccoti, Peter. Stavo giusto per venire a chiamarti di nuovo. Certe cose non cambiano, immagino. Ah, Peter Quill! Tua madre ha raccontato di quando eri piccolo. Solo alcune delle avventure migliori. Sullo ha detto anche che ti aveva trovato una compagna, ma che non ne hai voluto sapere. Drax, avresti dovuto mantenere il segreto. È stato un grosso errore, signora Quill. Oh sì, tra tutti noi è il più chiacchierone. Mi tengo informato. Mamma, siamo sulla Terra da mezza giornata e già ti metti a fare il gioco delle coppie. Sono anni che aspetto un nipotino, Peter. Non le hai detto nulla di Nikki, Peter. Nikki? Chi è? La figlia illegittima di Peter Quill, la tua nipote illegittima. Aspettavo il momento giusto per dirtelo. Dopo cena dobbiamo fare una bella chiacchierata, Peter. Perché sento che mi metterà in punizione? Non posso credere che tu ce l'abbia ancora. La lavorazione è a dir poco scadente. Sì, gentile, Peter si è impegnato. Stessa radio che avevi all'epoca. Già, e funziona ancora bene. Non fanno più le cose come una volta. Gruttino. Io sono Groot. Io sono Groot. Cercando di parlare alla pianta. Va bene. In che senso è finito? Cioè, ovviamente non è finito. Accetta la promessa o ripensaci? Ma se accetta la promessa, scusa, finisce il gioco, giusto? Sarei curioso di vedere cosa succede accettando la promessa, però facciamo ripensaci, dai. Questo è... non sai quanto l'ho desiderato. Non ci separeremo mai più. È una promessa, Peter. Lo prometto. Non ci credo che sei tornato. Mamma, stai stringendo troppo.
Abbiamo tanto tempo da recuperare. Magari finiremo quella partita. La senti? La promessa è tutta intorno a noi. La matriarca ci riunirà ora e per sempre. Ma scusa, ma devo rigiocarlo davvero? Era un po' allentato, ma non dovrebbe essere quello il problema. Forse devo riempire l'olio. Candele come nuove, il problema non è qui. Forse devo sostituire quello. Peter, la cena è quasi pronta! Sì, arrivo subito, mamma! Andiamo. Meredith Quill, dove conservi i coltelli da intaglio? Ma di nuovo? C'è uno nel cassetto, accanto al forno. Qui c'è solo uno strumento senza filo. È proprio quello. La prossima volta che veniamo ti porto un coltello catatiano. Tagliano anche l'acciaio. Sei molto generoso, Drax. Non sembra esserci qualcosa di diverso. Ma non so quanto spesso dovrò tagliare qualcosa di tanto duro. Porto anche delle ricette. Mia moglie fa un'ottima zuppa di testa d'ascia. Sembra sostanziosa. In realtà il sapore è molto... Proviamo a salire. I nostri guerrieri migliori la adorano. Beh, allora come posso resistere? Di qua ci sono Rocket. Ehi, Quill, puoi dire qualcosa al tuo bastardino? E Gamora. Continua a fissarmi. No, guarda, vuole solo giocare. Magari potresti portarlo a spasso. Farti inseguire un po'. Ah, sei quasi divertente come questo gioco del baseball. Sapete, la prossima volta potremmo andare a una partita. Non è la Major League, ma dopo averlo visto dal vivo potrebbe piacervi. Interessante. Qui non sembra esserci nulla con cui interagire. Sembra divertente, signora Quill. Siamo nell'altra stanza. Fatto che il cane resti qui. Allora, possiamo entrare, però aspetta. C'è qualcosa lì. Vabbè, i tagli. Rocket, mi aiuteresti ad apparecchiare la tavola? Qui ma niente. Certo, signora Quill. Non ti opponi nemmeno un pochino. Ehi, siamo ospiti. Il minimo che possiamo fare è aiutare. Proviamo a scendere allora. Ritorniamo nella nostra stanza di Were of the Raccoon, ok? Che è andata tutta nello specchio, come ci vediamo, ok? Ci vediamo normali. Il pollame è quasi perfetto e i tuberi sono stati polverizzati. Tutto impacchettato. Per raggiungere una consistenza gradevole. Che profumo. La pelle croccante. Drax, okay. Non vuole rivelarmi la ricetta? È andata allo stesso modo. Facciamo così, accettiamo la promessa. Perché ripensandoci è andata praticamente allo stesso modo, accettiamo la promessa. Finiamo il gioco, quindi. Sì, va bene. Continuiamo. Da dove mi fa ripartire? Da qui, di nuovo. Ok, va bene, però per questo video direi che è tutto. Nella prossima parte vedremo di uscire da questo loop di ricordi. E per appunto per questo video vi invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere e da Star-Lord che fischietta. È tutto, al prossimo video.